Viva le celebrazioni giubilari, apre anche il nostro rito di apertura della porta della misericordia. Aprite le porte della giustizia, entreremo a rendere grazie al Signore. Dunque l'apertura della Porta Santa dà a Mazara del Vallo l'inizio del Giubileo Straordinario della Misericordia. Adesso Monsignor Domenico Mogavero. Darà il via all'ingresso nella cattedrale. Oltrepassare la porta significa per molti fedeli il rafforzamento in Dio della propria misericordia. Sentiamo il signor Mogavero. Per essa entriamo per ottenere misericordia e perdono. Adesso ci avveremo in processione. Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Thank you.
Si apre così anche a Mazara del Vallo il Giubileo della Misericordia. Questa è la fine della funzione eucaristica che ha raccolto nella cattedrale del Santissimo Salvatore di Mazara del Vallo tutti i fedeli provenienti dalla diocesi, la messa officiata dal vescovo Monsignor Domenico Mogavero, che adesso proseguirà con un nuovo pellegrinaggio e che in questo anno giubilare vedrà il vescovo protagonista nell'apertura di Porte Sante presso le altre parrocchie della diocesi. Questo è l'inizio per un anno che aprirà i cuori dei mazzaresi verso Dio e verso la misericordia divina.